Buongiorno, bentornati. Spero che vi sia piaciuta la ricetta di maggio. E ora che siamo a giugno, anche se il tempo non ce lo dice, non è che c'è oggi, vi proporrò una ricetta per questo mese, con alcune varianti. Comunque, facciamo la frittata con le cipolle. Per cui dovete prendere una cipolla, o dei porri o dei cipollotti giovani. Questa è una cipolla giovane molto dolce, tagliarla a spicchi abbastanza grossolani, non proprio fine fine, e fatto questo, una o due cipolle a seconda del numero di persone, adesso circa facciamo una dose per un 6 persone, per cui una cipolla è più che sufficiente. Tagliamo tutto a spicchi così e la mettiamo in una padella con un filino d'olio. E la facciamo a passare sul fuoco. La ricotta e la frittata, sale, un pochino di noce moscata, brava, controlla che non brucia la cipolla, e facciamo un nuovo test, per cui se siete 4, comunque una frittata così si può fare in tutte le stagioni dell'anno con le verdure così sparate a seconda della stagione. Adesso che cominciano a verdire le zucchine, si possono far passare al tegame le zucchine e buttarle dentro, oppure con le erbette, oppure con i fiori delle zucchine, che si buttano dentro direttamente senza tagliuzzati grossolanamente. Adesso a questo impasto, quando la cipolla è passata bene ed è fredda, perché non bisogna metterla dentro calda perché altrimenti si cuoce, nessuna verdura va messa nella frittata calda perché altrimenti cuoce la cloro prima del tempo. La cipolla appena appena dorata, appassita e raffreddata come vi avevo detto. La mettiamo dentro col suo, anche con un goccino del suo olio, perché così prende un po' di condimento, perché questa frittata non la faremo friggere in padella, ma la mettiamo nel forno in modo che rimane meno unta, però un goccino di olio del suo olio. E amalgamiamo così.
sentiamo se va bene il sale, perché lo sapete che le cuoche devono sempre assaggiare. Questo ce la facciamo nel forno, prendete una teglia e per essere più tranquilli del risultato mettete la carta nel forno. Dopodiché la andiamo a versare. E questa adesso, quando il forno è a temperatura 170 gradi, 180 gradi, si mette dentro e vedrete poi il risultato. Il forno è in temperatura, poi mettiamo dentro la nostra frittata. Se volete magari accertarvi che sia una cotta, potete anche ribaltarla su un'asta, ma comunque guardate la cosa, è fortissima, bellissima. La ribaltiamo, guardate anche dall'altra parte con una bella cotta. Da servire in tavola. E buona.